Benvenuti o bentornati nel mio canale. DJI ha aggiornato l'app DJI Fly che arriva alla versione 1.4.2 e oggi vediamo cosa c'è di nuovo nell'aggiornamento appunto dell'app con importanti novità relative in particolare a funzioni del D-Log per Air 2S, ma anche una funzione utilissima che è inspiegabilmente non più funzionante, scomparsa. E alla fine di questo video vi darò anche un'anticipazione prossima in arrivo per la app DJI Fly. Come al solito vi chiedo un like, per me è importante, per voi è semplicemente un click qua sotto. Se poi non siete ancora iscritti al canale, qua siete benvenuti e spero che decidiate di iscrivervi e unirvi a noi. Come detto nella intro, DJI ha aggiornato l'app DJI Fly e siamo arrivati alla versione 1.4.2, ma c'è come al solito da fare subito un inciso. I fruitori della stessa con il sistema Android ancora non possono ufficialmente usarla, in quanto sul sito DJI, andando nella sezione download delle app e scegliendo DJI Fly, siamo ancora fermi a aprile con la 1.4.0 e ovviamente, come è ormai noto, su Google Store non è più scaricabile direttamente appunto tramite smartphone. E anche se andiamo nei siti dove si trovano gli APK delle app, non è ancora presente e siamo anche lì fermi alla 1.4.0. E questo ovviamente in questo momento sto girando il video, magari mentre voi lo state vedendo, che dire, potete andare sul sito DJI oppure sul sito, che ne so, apkmirror.com a vedere se è arrivata. E dunque, per chi ha iOS è già disponibile sull'Apple Store, mentre per chi ha Android deve ancora pazientare un po'. Ma vi dico subito che se siete possessori di un Mini 2, io eviterei di aggiornare e capirete in questo video il perché. Ma andiamo per gradi e vediamo quali sono le novità che apportano con questo nuovo aggiornamento. Ci sono appunto novità davvero interessanti per i possessori sì dell'FPV, con una nuova guida alla connessione per verificare come appunto connettersi al combo DJI, ma un'importantissima funzione davvero interessante dell'app riguarda l'aggiunta del Color Display Assistant quando si utilizza D-Log per controllare appunto gli effetti del colore direttamente in camera view, e questo riguarda i possessori del drone Air 2S. Una funzione davvero interessantissima, già presente peraltro nel Mavic Pro 2, che consente, anche se attivo il profilo D-Log, di poter vedere le immagini non piatte nell'anteprima del nostro schermo, ma vederla in colori reali, anche se poi il file che andrà a registrare sarà in tutti gli effetti in D-Log. Questa è davvero una miglioria molto molto interessante. Per finire, ci dicono che risolve alcuni problemi e ottimizza la qualità complessiva dell'applicazione. E questo riguarda alcune cose che creavano problemi durante il volo anche per i nostri Mini 2. E molti possessori del drone avevano lamentato. Una era quella della falsa attribuzione dell'altezza del drone quando era in volo. Infatti accadeva a alcuni, a me onestamente non è mai accaduto, però accadeva a diversi, che con la versione 1.4.0, se era il drone era alto, ne so, a 30 metri, in basso sulla sinistra il display segnava un'altezza di 2 metri, 3 metri. Questo bug sembra adesso sia stato effettivamente risolto. L'altra era inerente il crash dell'app se andavamo nel menu impostazioni in fotocamera, spostando in automatico a manuale il bilanciamento del bianco, l'app andava in crash a qualcuno, e anche questo sembra risolto. Il vento di Tirana Toscana ancora non è risolto comunque. Ma attenzione, la cosa inconcepibile è che è stata tolta dall'app una funzione utilissima, ovvero quella di poter ricaricare il nostro smartphone grazie al radiocomando. Esatto, quando è agganciata, in pratica è sempre stato possibile fin dall'uscita del Mini 2, ma anche degli altri droni Air 2 e Air 2S, scegliere se durante il volo volevamo anche che la nostra radio ricaricasse appunto il nostro smartphone agganciato. Funzione trovavo utilissima.
andando prima infatti di questo aggiornamento sul menu delle impostazioni e poi sui comandi, scendendo alla voce radiocomando, si trovava, era presente la voce che era attivabile o disattivabile, carica telefono. Adesso se si va sempre nel menu, nelle impostazioni sulla stessa area, guardate che è inspiegabilmente scomparso. La funzione purtroppo non c'è più. E sottolineo funzione che in tantissimi possessori del Mavic Mini ne hanno sempre lamentato l'assenza. Dunque, se penso a in quanti mi avevano scritto in questi anni per questa cosa, e che poi per fortuna non per i possessori del Mini 1 ma per i possessori almeno del Mini 2 era stata introdotta appunto con la nuova radio, adesso ecco in modo incomprensibile l'hanno tolto. E io anzi non credo ai miei occhi, non ci credo. Avete fatto una cosa utile e poi la togliete? È assurdo. Mi auguro che sia un bug dell'app e che presto pongano rimedio a questa cagata, scusate il termine francese, colossale. Unica nota che voglio evidenziare è che in un forum americano ieri sera qualcuno scriveva che questa eliminazione poteva eventualmente migliorare il segnale radio. Ma io non saprei, ma a me onestamente faceva comodo e il segnale radio andava già molto bene. Dunque, che dirvi, se avete un Mini 2 inutile che aggiornate se non avete problemi evidenti con la vostra app e tenetevi la 1.4.0 le precedenti. Se avete R2S e preferite la funzione di log aggiornata rispetto a quella della ricarica della radio, non avete scelta, ma guadagnando una funzione ne perderete un'altra molto molto utile. Chiudo con un'anticipazione. Sembra in arrivo nel prossimo aggiornamento dell'app di DJI Fly, ovvero la possibilità di andare a crearsi delle live streaming mentre stiamo volando, come possono o potranno fare i principali noti concorrenti dei droni sotto 250 grammi, Fimi, Ubsan, eccetera. Adesso DJI sta correndo ai ripari e, come si vociferava ormai da un po' di tempo, ecco la conferma che la dà anche il nostro amico Osita LV in un suo tweet di ieri, dicendo proprio che è in arrivo il live streaming per l'app DJI Fly. Speriamo nell'occasione che ripristino a questo punto anche la ricarica dello smartphone. Certamente vi terrò aggiornati, ma credo sia stata di vitale importanza, come faccio sempre ogni volta, portarvi a conoscenza di queste nuove informazioni, di queste novità, prima magari che andiate a aggiornare l'app. Ci vediamo alla prossima, un abbraccio dalla Toscana con il sole ma con il vento come sempre, da Big Net.